Salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter, Hogwarts Mystery, dove c'è di nuovo un nuovo evento che non ce ne frega assolutamente niente. Non mi ricordo se sono riuscito a... innanzitutto è uscito il capitolo 7, una nuova maledizione. Hai scoperto che le finestre incantate sono state maledette e adesso è ora di trovare il colpevole. Speriamo che sia la volta buona, speriamo che finalmente ci sia un buon riscontro. Oh, carisma livello 5, sì, ci sto riuscendo ragazzi, molto molto bene. Non perdiamo altro tempo. In teoria gli incarichi questa volta dovrebbero essere italiani, in italiano, almeno i titoli sono in italiano, ma ci penseremo più avanti. Oggi è finalmente il giorno giusto per dire wow, oggi è venerdì ragazzi, ufficio applicazione della legge sulla magia. Salve signora maga, ma sembra Molly? No, sembra Molly, non Molly Weasley, Molly di l'altro. Oddio, è un programma. Non mi ricordo come si chiama. Bill e Mondi, no, è Molly, no, 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 no. Lui è il poliziotto, lei è la maestra. Avete capito? Avete capito? Chi ha capito, capisca e me lo dica qua sotto. Non mi viene in mente il suo nome. Di lui. Vabbè, ragazzi, eccoci qua. Eccoti qua, Rocky. Iniziavo a preoccuparmi che ti avremmo perso nell'ufficio misteri. Non credo di avere il permesso di andare laggiù, quindi no. Niente di tutto questo. Sto solo parlando con varie persone per risolvere il mistero delle finestre incantate. Perché io sono un vero investigatore. Non come la mia caposcuola dice, però. Mistero delle finestre incantate? Tonks, ma... cioè, cosa? Sì, quelle con gli uragani e le altre condizioni atmosferiche avverse. Ne stavamo parlando con i nostri amici. Tonks, tutto ok? Sì, lo so, non avevo capito che lo chiamassimo Mistero delle Finestre Incantate. Ah, ok, mia cara Tonks, dalla pelle giallastra e probabilmente abbia bevuto troppo e c'ha dei problemi, ma vabbè. A prescindere da come decidete di chiamarlo, vorrei sentire cosa avete da dire. Un sacco di roba, probabilmente un sacco di ore. Certamente, Malocchio, ti dirò cosa abbiamo scoperto io e Tonks. Ho qualche dubbio al riguardo. Quante ore? 3 orette. D'accordo, ci si può riuscire. Voglio sapere ogni minimo dettaglio, Rocky. Non c'è niente che ti interessi su questa scrivania, Tonks. Su quella scrivania. L'indagine ha avuto delle svolte. Non posso fare a meno di chiedermi se questa non sia opera di R. Certo, perché ovviamente R è quello che vuol fare cantare delle finestre. Oggi è stato illuminante, semmai è stato burrascoso. Hai visto qualcosa di sospetto? Sì, te. Cosa? No, scusate. Credo che la finestra principale della sala polivalente sia maledetta. Sì. Non preoccuparti, Malocchio. Io e Tonks consegneremo il colpevole alla giustizia. All'inizio la finestra dell'ufficio delle passaporte era l'unica finestra che mostrava degli uragani. Inizio a pensare che potrebbe servirci una lavagna come questa per questo mistero. Beh, addirittura adesso, non esageriamo, dai. Voglio sapere ogni minimo dettaglio, Rocky. Mi sa che abbiamo già letto questo. Potremmo essere alla fine. Non c'è niente. Sì, d'accordo. Mi sa che abbiamo proprio letto tutto quanto. Vediamo un po' come ultima conferma questa parte qua. Esatto. Quindi vi salto le ultime 2 stelline, va. Ed eccoci qui con l'ultima stellina. E se essere tutti felici e contenti di continuare questa fantastica avventura. Mamma, mamma, ma raccogliamo tutto quanto e andiamo a vedere come si conclude. Io e Ben abbiamo esaminato le finestre incantate nella sala polivalente e siamo giunti alla stessa conclusione. Sono state maledette. E dato che quelle sono le finestre principali che controllano tutte le altre, nient'altro che caos. Esatto, la manutenzione magica ha cercato di risolvere il problema, ma nessuno degli incantesimi ha funzionato. Malocchio, non posso fare a meno di chiedermi se questa cosa non sia opera di R. Che cosa cavolo possa c'entrare, vorrei saperlo. R? E perché dovresti saltare a questa conclusione, Rocky? Allora, aspetta. Aspettate. Momento, momento, momento.
Per me non è R, non ha senso, cioè non ha per niente senso. È solo una sensazione, probabilmente quella che sceglierò. Corrisponde al suo profilo. Qual è il profilo di R? R non crea scompiglio in questo modo. Cioè, finora tutte le maledizioni che sono avvenute a Hogwarts ci sono state solo e soltanto perché R stava cercando di aprire la sala, e quindi mentre cercava di aprirla c'erano queste maledizioni. Cosa che tra l'altro che mi viene in mente, e ci ho pensato solo ora, pensate come sono, se le maledizioni, se le sale maledette sono state tutte dentro Hogwarts, tutte, vuol dire che R ha la possibilità di agire indisturbato all'interno di Hogwarts. Quindi la spia di Hogwarts era lì con noi già dal primo anno. Sicuro. Per forza. Perché altrimenti, cioè non è che io, mago esterno, posso entrare così tranquillamente a Hogwarts e nessuno mi nota. No. Quindi secondo me la spia esiste dal primo anno. Comunque, il profilo no. Ho una fonte certa. Quale fonte certa? Io sceglierò la prima. Fatemi sapere cosa avete scelto voi. È solo una sensazione. R sta sempre tramando qualcosa di losco. Sì, vabbè, però, cioè, anche se ammetto di non avere prove tangibili, chi è la fonte certa, vorrei saperlo proprio. Non puoi muovere accuse del genere senza alcuna prova. Non è così che lavora un Auror. Ma questo lo dici. Ma non è colpa mia, cioè, capisci? Non saprei. Sembra ancora troppo presto perché R faccia una mossa. Un buon investigatore considera tutte le possibilità. Per adesso, però, è meglio che voi due vi concentriate completamente sullo spezzare la maledizione delle finestre incantate. E io vorrei dire, non ci riescono i maghi adulti, ovviamente ci riuscirò io. Prima lo farete, prima il ministero potrà concentrarsi sul lavoro importante. Hai ragione, è per questo che siamo qui, per imparare ciò che possiamo su questo lavoro, con lo sguardo rivolto al futuro. Ecco perché mi aspetto che voi due usiate le vostre abilità ed esperienza come spezza incantesimi per aiutare il ministero. Fantastico, non ti deluderemo, Malocchio. Vorrei anche vedere. Puoi contare su di noi per spezzare la maledizione. Sì, ma siamo dei ragazzini che stanno facendo un lavoro di adulti e a cui gli adulti non ci riescono. Cioè, lo so, è per questo che ho scelto voi due. Considerate questo incarico come la prova della vostra forza d'animo. Cioè, andiamo proprio bene. Forse è meglio che iniziate con lo scoprire se è stato visto qualcuno di sospetto al ministero. E in quel caso, allora sì, potrebbe esserci R in effetti. Sarebbe il corso d'azione più giudizioso. Wow. Tonks, ma come parli? Ma come parli? Altro che ma come ti vesti? Ma come parli? Il signor Munch registra ogni persona che entra al Ministero della Magia e la relativa bacchetta. Sì, però ci abbiamo lavorato anche noi lì in mezzo, quindi potremmo anche aver fatto casini. E in quel caso mi ha fatto entrare noi, R, dentro il Ministero. Io continuo a dire che non ho visto nessuna prova per cui la Rakepick era in prigione. Se qualcuno può aver notato qualcosa di sospetto, quello è lui. Ottima idea. Nel frattempo darò un'occhiata in giro. Te e il tuo occhio maledetto. Magico, vabbè. Ci incontreremo di nuovo qui più tardi per parlare di cosa abbiamo scoperto. D'accordo, Malocchio. Dai, Tonks, andiamo a chiedere al signor Munch. Che bello, sarà felicissimo il signor Munch di fare questa cosa qua. Comunque, immagino di poter parlare ora. Basta che ti sbrighi. Oh no, Munch è quello. Cavolo, pensavo quello. No. No, è quello giusto. Sì. Mi sembrava lo zio di Barnaby, sapete. Comunque, se avete notato di nuovo tutte le mie gemmozze, io me ne ricarico solo 5.000 e non 9.999 perché tanto, cioè, con queste 5.000 gemme ci vado avanti un mese, eccetera, eccetera. E mi sono ricaricato anche di nuovo i taccuini che l'avevo finiti e da qui però non li vedete. Li vedete? Da qui. 5.555.500! E niente. Volevo dirlo. ipixelmatto.it/taccuini se volete sapere come. Parliamo con Munch. E non l'urlo, anche se, cioè, no, non urliamo, ragazzi, che sta male. Ecco, no, non si fa. Salve, signor Munch. Io e Tonks volevamo chiederle se ha un minuto per parlare con noi. No. Ok, mamma mia, antipatico.
Signor Munch, non ce ne andremo finché non parlerà con noi. Si immagini, noi qui tutto il giorno a disturbarla. E va bene, che cosa volete? Volevamo sapere se ha visto qualcosa di sospetto ultimamente. Tu sei la persona più sospetta che ho visto, non sei d'accordo? Cavolini di Bruxelles, non posso concordare! Porca di quella paletta! Livello 44 necessario, ma è tantissimo, ragazzi! Cioè, veramente. E ho questi attributi così abbastanza alti perché c'era stato un bug nel gioco tempo fa che aveva aumentato un po' di tutti gli attributi. Anche se sono quasi sicuro, sono a questo punto sicuro che non fosse veramente un bug, ma che l'abbiano fatto apposta. Però, vabbè, esprimiamo disaccordo. Era veramente un sacco che non mi succedeva. Fatemi sapere cosa succede a voi e nel caso che siate d'accordo. Non sono d'accordo, signor Munch. C'è stato un fraintendimento e lei non avrebbe dovuto fare supposizioni. Essere diffidente verso le persone è il mio lavoro. Ecco, allora fammi sapere se è stato diffidente verso altre. Signor Munch, la prego, stiamo solo cercando di continuare a indagare sul mistero delle finestre incantate. Prima risponderà, prima potremo lasciarle svolgere il suo lavoro in pace. Non ho visto nessuno di sospetto. Per favore, potremmo sfogliare i suoi documenti per controllare? Giusto per essere sicuri, signor Munch. Prometto che controlleremo in fretta. Se servirà a impedire all'agente di Bigelnonare nell'atrio, fate pure. Controllate i documenti. Grazie, signor Munch. Forza, Tonks. Sfogliamo questi documenti. Però, cioè, che cosa ce l'ha detto a fare lui se tanto non gli crediamo e tutto? Cavolini di Bruxelles. Vabbè. Non ho trovato ancora niente. Ti faccio sapere. Ragazzini ficcanaso. Gemme infinite di pixelmato.it / taccuini o / mod. È sicuro di non aver visto niente di sospetto, signor Munch? A parte noi due? La macchina delle bacchette si è mai sbagliata, signor Munch? Non toccate, ma ci hai mai detto te di mettere a posto questi libri, questi appunti? Hai mai detto te il permesso, eh? Reg Cattlemore alle 8. Di nuovo Reg Cattlemore alle 9? Aia, pozione polifusucco? Accidenti, ho fatto cadere i fogli, ci farà un secolo a rimetterli a posto. Tra l'altro, se notate, una delle animazioni porta i fogli a destra. Vediamo un po' se... vedete? Li buttiamo via i fogli, cioè cosa? Strano, sembra che Reg sia venuto qui due volte oggi. Sto Reg qui, però hanno riutilizzato la cosa di Harry Potter? Cioè, la solita persona due volte? Dovremmo controllare i nomi e gli orari, Tonks. Io veramente, se è così, io mi incavolo, eh. Sento di aver bisogno degli occhiali per leggere alcune di queste grafie. Beh, a meno che non sia entrato in un modo e si sia smaterializzato per andarsene in un altro, eh. Può anche essere. Non ho trovato ancora niente, ti faccio sapere. Ragazzini, ficcanaso, l'abbiamo già letto, sì. È sicuro anche questo abbiamo già letto. Controlliamo un pochettino qui. Ho finito di nuovo l'energia. Non ve lo so ripetere di nuovo, ma vi invito a lasciare un bel mi piace per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E direi che abbiamo letto tutto quanto. Quindi, insomma, manca meno di una stellina. Quindi, insomma, non sto a saltare tutto, che ci perdo il più tempo possibile. Ma eccoci qua con tutte e 5 le stelline, pronti a concludere questo fantastico video e a sperare di scoprire qualcosa. Ma direi che abbiamo scoperto Reg Cattlemore, che già Harry Potter si è trasformato in quello e ora sta risuccedendo, spero proprio di no. Signor Munch, questo documento dice che Reg Cattlemore è venuto qui due volte stamattina. In realtà non l'ho mai visto andare via, tra una volta e l'altra. E lei non pensa che sia strano? Forse addirittura, ecco, sospetto? Potrebbe essere uscito da un'altra porta. O forse se n'è andato senza che se ne accorgesse, signor Munch. Potrebbe non significare nulla. Oppure potrebbe essere un errore. È possibile, ma è la nostra prima svolta nel caso. A meno che non se ne sia andato quando eravamo noi a tenere d'occhio tutto e quindi sia colpa nostra. Malocchio ha detto che un buon investigatore considera tutte le possibilità. Hai ragione, non voglio deluderlo. Grazie, signor Munch. Faccio solo il mio lavoro. Tonks, andiamo a fare una visitina a Reg Cattlemore.
Ma a questo punto incontreremo il vero Reggie Cattermore o il finto Reggie Cattermore? O, insomma, ecco, capito. Ma ragazzi, oh, tra l'altro, finora ho sbagliato tutto perché Reggie Cattermore non è quello in cui si è trasfigurato Harry Potter, cioè si è polisuccato Harry Potter, ma si è polisuccato Ron Weasley. Ovviamente. Però, vabbè, ogni tanto un po' di defiance mi viene in mente perché me ne sono reso conto perché guardo e non me lo fa vedere più, però guardando la faccia del tizio è ovviamente Ron Weasley. Comunque sia, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Vi ricordo inoltre che qui c'è dell'energia. No, aspettate. Ah no, aspettate, siamo nella missione, devo uscire dalla missione, a questo punto io esco dalla missione e a questo punto qui dove posso anche fare miau miau e no, non mi interessano i punti di 15, posso andare qui in fondo e dove ci sono questi bellissimi aeroplanini, eccoli qua, belli, 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 ci farò uno screenshot per metterli sul sito, cosa che in realtà ho già fatto probabilmente ma mi sono di nuovo dimenticato e questi aeroplanini ci danno della bellissima energia gratuita. Me l'ha data perché non ho visto il coso. Comunque, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Hogwarts Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova e fantastica avventura. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora, iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!